dovremmo far vedere i backstage. Basterebbe una libreria. Una libreria. Bentornati ragazzi in questo nuovo video, io sono Andrea. E io sono Alex, oggi siamo con un video assurdo che forse vi aiuterà a prendere una scarpa devastante. Che però scoprirete a fine video, infatti questo video è strutturato in due parti diverse. Nella prima parte vediamo che cos'è lo shipper e quando utilizzarlo. E invece nella seconda parte vediamo i costi e i lati negativi. Non perdiamoci in troppe chiacchiere, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e partiamo subito col video. Il Reship, in parole povere, è un'azienda che vi dà la possibilità di noleggiare un indirizzo unico all'estero, che possa essere la Cina, l'America o l'Europa. Bene, mi collego. Quando quindi va utilizzato un reshipper? Beh, semplicemente quando ovviamente il sito in questione dove dovete prendere un certo oggetto non fa la spedizione worldwide. Questo cosa significa? Che spedisce solo in America o in determinati paesi che non sono l'Italia. Per l'appunto in questo caso si prende, facciamo esempio, un indirizzo americano di un reshipper, la si fa spedire dall'azienda ad azienda e poi dall'azienda all'Italia. E con questo mi ricollego subito alla seconda parte del video, subito così in fretta, oggi video fast. Ovvero i costi di un reshipper. Beh, sicuramente variano, anche perché ci sono per esempio Colis, che è uno dei più famosi e più utilizzati, che fa anche abbonamenti, c'ha qualcosa di gratuito, però da quel che so nessun indirizzo, adesso non ho bene guardato. Comunque andatevi a spulciare il sito, magari ve lo lasciamo in descrizione. Ovviamente non è una pubblicità, è semplicemente magari un consiglio, magari, anzi se vuole Colis, se vuoi sponsorizzarci. Quindi i costi comunque variano dai 5 ai 25 più o meno, poi dipende se per l'appunto vuoi utilizzarlo una volta, fai abbonamento eccetera eccetera. Però a questi va aggiunto il costo della spedizione della scarpa all'indirizzo, il costo della spedizione da America all'Italia, oltre a il costo della dogana, che è sempre una percentuale sul costo che dichiarate. Ovviamente più il prezzo della scarpa o dell'item che prendete è alto, e più il prezzo della dogana sarà alto. Ovviamente, come in tutte le cose, c'è un'altra faccia della medaglia. Infatti ci sono anche dei tra virgolette lati negativi. Noi vi raccontiamo l'esperienza che abbiamo avuto negli Stati Uniti, perché comunque i maggiori release avvengono in quel paese lì. Abbiamo avuto l'esperienza qualche mese fa di poter acquistare la Jordan 4 a Mamma Mia, che in quel periodo era soltanto uscita nel sito ufficiale di Mamma Mia, che spediva soltanto negli Stati Uniti. Una volta comprato, ovviamente è sempre una odissea, perché qualche volta vi può andare bene che l'item vi arriva subito, come è capitato ad Andrea della sua TD Travis Scott, che ci ha messo un mese e mezzo, sì, come diceva che doveva metterci. Però senza reshipper comunque la T. Senza reshipper. Mentre invece a me è capitato che la Jordan 4 Mamma Mia con il reship è stata una roba veramente da fuori di testa. Una volta che è arrivata in Europa si è persa in Belgio, lì dopo un mese e mezzo non ho più saputo niente. Ma ancora prima che arrivasse in Belgio non sapevi neanche che era arrivata in Europa, in realtà era già da un mese. Mi dava ancora che era a New York, che era in aereo, però in verità era già in Europa. Dopo è partita, è arrivata in Italia, dogana me l'hanno fermata, perché spesso magari il pacco può sembrare un pacco sospetto, vedono che ha fatto un sacco di chilometri, quindi devono analizzare. Insomma, reship ha sempre questi problemi della spedizione, che non sai mai quanto ti arriva, se ti arriva e come ti arriva. In totale la spesa su 220 euro di scarpa, mi sembra, tra dogane tutto sui 330 320. Quindi capiamo che se magari volete prenderla per voi, allora lì sai che spendi questo e c'hai la tua scarpa, sì. Invece per rivendita, se qualcuno di voi fa reseller, dovete sempre stare attenti anche a questo, quindi calcolarvi ovviamente che ci sono delle spese abbastanza grosse. Cioè, a meno che non fai il furbo e dichiari di meno. Ma ragazzi, noi non lo consigliamo. Non è mai la via giusta. Esatto. Siate onesti, perché la dogana. Tutto questo perché l'abbiamo detto proprio in questo momento, perché esce una dunk molto importante che ad Alex sta molto a cuore. Ragazzi, vero? La migliore dunk SB di quest'anno, la SB Born Raised. Una scarpa assurda che per adesso sappiamo che esce soltanto nel sito ufficiale di Born Raised. Ovviamente non vi diciamo altre info, perché vi aspettiamo comunque nel nostro canale Telegram, dove lasciamo giù tutti gli aggiornamenti a riguardo. Mi raccomando, entrateci. E anche ovviamente già uscito un post a riguardo sul nostro Instagram, andatela a vedere. Detto questo, per questo breve video è tutto. Noi vi ricordiamo di lasciare like, commentare, iscrivervi al canale, spulciarvi tutti i link che vi lasciamo in descrizione. E ricordatevi sempre che anche vivere è business. Ciao ragazzi, alla prossima.